sembra di essere così, come ai vecchi tempi, prima della Covid, insomma, quando tenevamo le nostre conferenze in santuario e quando poi si proponeva ogni tanto qualche opera d'arte da restaurare, si riusciva a restaurare. Oggi è un momento di festa, un momento storico per l'arte e per la cultura, oltre che per il santuario, quindi anche per la spiritualità ovviamente, perché già dal 2007, quando ci fu una mostra Guastalla dedicata a Ferrante Gonzaga, la pala dell'altare maggiore del santuario venne portata appunto a Guastalla in mostra, ci fu comunque il desiderio di restaurarla e poterla posizionare nel punto in cui così era stata collocata già intorno alla metà del Cinquecento e fino agli anni 30, quindi sostanzialmente fino a 90 anni fa, un secolo fa, o poco meno insomma. E chiaramente le grandi dimensioni di questa pala d'altare, perché parliamo di una pala che è alta quasi 4 metri per 2 metri e mezzo, 3, quindi è veramente importanti dimensioni, questo ha un po' frenato questo desiderio di poter restaurare l'opera. Già anni fa, chi di voi magari era venuto alle nostre conferenze, si ricorderà che avevamo fatto questa campagna adottiamo la pala dell'altare maggiore delle Grazie, del santuario della Beata Vergine delle Grazie. E in realtà la provvidenza ci mette nel suo, sempre e comunque, quindi questo è un bellissimo regalo, grazie a chi ha anonimamente contribuito in maniera anche così solida, generosa per il recupero della pala. È stato possibile da un anno fa, dal settembre dell'anno scorso, avviare questo restauro che, devo dire, ci ha restituito un documento antico, cinquecentesco, di particolare importanza in una sua condizione di visibilità e di fruibilità molto molto buona. E ci ha permesso alla rettoria del santuario, diocesi, di poterlo ricollocare là dove era sempre stato per circa 4-5 secoli. Che cosa vedremo? Vedremo tra pochi minuti il dipinto che è alle spalle del tempietto voluto da Maria Gonzaga intorno alla metà del 600 svelarsi, lo vedremo svelare e proprio al centro dell'abside accanto agli ex voto in argento, e quindi potremmo idealmente ricordarci di come è stata l'abside per secoli. Questo dipinto importante. Qui davanti ci sono due immagini che vengono dall'archivio storico diocesano e ci rappresentano l'abside com'era nel 1931, l'8 di febbraio, quando dei lavori di, più che restauro direi di potente ristrutturazione, hanno coinvolto l'abside. I più attenti di voi vedranno delle cose molto particolari. Adesso io l'accenno, poi chi vorrà potrà accomodarsi alle spalle del tempietto nell'abside per vedere da vicino il dipinto, e quindi potremo magari ritornare su questi argomenti in maniera più puntuale, però vi accorgerete come l'abside, guardando bene queste immagini, era decorato in stile barocco, quindi noi dobbiamo pensare a delle lesene, stucco e mattoni che scendevano dipinte e le finestre sagomate in maniera differente, e nell'abside il nostro dipinto con una potente cornice dipinta in stucco e mattoni o malta, insomma dipinta, e con sopra un coronamento che nascondeva la lunetta centrale. Se guardate la lunetta centrale dell'incoronazione della Vergine, vedrete che una parte, quella proprio in mezzo, dove ci sono i volti di Dio Padre che sta incoronando Maria, è molto più giallo, molto più intenso come colore. Perché? Perché lì in realtà nel passato avevano aperto una finestra. In una delle due immagini vedrete che c'è un punto luminoso molto forte. Purtroppo da quella finestra l'acqua è entrata, è passata sul quadro, quindi vi rendete conto come anche il quadro abbia in effetti sofferto. Da un punto di vista iconografico conosciamo molte cose. C'è un disegno preparatorio di Giulio Romano che è databile intorno al 1530, che abbiamo portato in mostra, proprio alla mostra sul disegno di Giulio Romano, tenuta in Palazzo Ducale in collaborazione con il Louvre
appunto 2 anni fa, da settembre al dicembre, a gennaio del 19 appunto, ed è un disegno appunto pensato da Giulio Romano, lo vedrete poi nella riproduzione fotografica qui dietro, vedrete come coincide moltissimi punti tranne in alcuni, la parte superiore con gli angeli, il pittore che ha realizzato questa pala, è stata attribuita già da tempo a Fermo Bisoni, ha cambiato diverse figure, non interpretando bene probabilmente il disegno di Giulio Romano, perché uno dei punti cardinali del disegno di Giulio erano le 3 corone con cui veniva incoronata Maria. E 3 corone perché? Perché sappiamo che erano il riferimento alle 3 aureole di Maria, una dedicata alla scienza, che era data ai santi predicatori, una al martirio e una per la verginità. Oppure, come si legge in questo mariale di Bernardino de Bustis, le 3 corone sono dedicate, una per le sante martiri, una per i sante vergini e una per i santi teologi. E proprio perché Maria aveva 3 corone, allora era da considerare imperatrice del mondo. Molto velocemente, questa abside che noi vi ho descritto, che la vediamo lì prima di questi lavori del 1931-32, smontassero tutto e ci restituissero un'abside molto spoglia. Queste foto ci danno l'idea di come era l'abside barocca, cioè dalla metà del Settecento. Abbiamo poca idea di come fosse quella cinquecentesca giuliesca, perché non abbiamo disegni particolari, le descrizioni non sono particolarmente significative. Sappiamo che il tempietto, che ho alle spalle, è quello al centro appunto dell'abside, viene costruito per volontà di Maria Gonzaga intorno alla metà del 600. E l'abside viene decorata in quel modo barocco che vedete nelle fotografie, anche perché nel 1732 sulle Grazie si è fatto un uragano, una tromba d'aria molto forte, molto potente, finestre esplose, vetri contro l'altare e che probabilmente danneggiano, bucherellano anche il dipinto. Ecco che allora, 20 anni dopo, 1753, Carlo Capilupi, nobile famiglia mantovana, vuole ristrutturare l'abside, ci mette del suo anche economicamente e la fa ristrutturare come noi la vediamo nelle fotografie. È un'immagine che vi aspetta dietro nel coro, che ho messo lì appositamente, vedrete che c'è anche tutta la cornice in stucco attorno al quadro che adesso andiamo a svelare e che appunto riporta lo stemma Capilupi. E poi appunto l'abside viene smontata nel 1931-32 e diventa sostanzialmente quella che vediamo, con lo spostamento anche dell'icona della Mater Grazie, che prima, come sapete, era in questa cappella, ma il vescovo Menna, che è sepolto proprio nella cappella d'oro, diceva che non era adatta a questa cappella, che non era monumentale come quella gonzaghesca, e allora vuole proprio, desidera che l'icona della Mater Grazia finisca sull'altare maggiore. Un'ultima curiosità, poi passo la parola a Paola che vi parlerà appunto del restauro, poi altre cose le possiamo approfondire quando vediamo il quadro appunto diviso di dietro. I lavori che sono stati fatti hanno sì, nel 1931-32 sono stati, per così dire, pesanti, pericolosi per certi versi, perché ci hanno impoverito di una decorazione che pur se settecentesca aveva la sua storia, ma sono stati utili, perché per mettere il coro, quello che vediamo adesso, l'avevano incassato nel muro e quindi avevano tolto dei mattoni per 2 teste e per circa 2 metri d'altezza. E quindi cominciavano a formarsi delle fissurazioni proprio perché il muro stava soffrendo, rischiava di cedere. Invece il coro adesso è solo appoggiato alla parete che è stata risarcita, quindi questo coro settecentesco, anche lui, che ha sostituito quello antichissimo della polla, che doveva essere una cosa straordinaria, e quindi in realtà adesso la struttura murale è assolutamente sana. E altre curiosità, ne parliamo dopo direttamente, io direi che passo la parola a Paola che vi parlerà del restauro appunto
che è stato fatto e magari anche qualcosa delle storie precedenti. Grazie, buonasera a tutti. C'è un'espressione che si usa spessissimo, soprattutto nel mondo giornalistico, tornare al primitivo splendore, ed è una banalità oltre che un'utopia, perché in realtà quando gli interventi di restauro si prendono cura di un'opera, quel primitivo splendore non è raggiungibile, semplicemente perché i dipinti che arrivano al giorno presente, allo stato presente, sono il frutto del lavoro dell'artista e dell'azione inesorabile, inevitabile del tempo. Nel caso dell'Assunta, avete sentito che c'è stato fondamentalmente un punto critico, quindi dal 500, dalla metà del 500, quando il dipinto viene realizzato nell'ambito di quella che è il seguito di Giulio Romano, si capisce benissimo che ciò che noi vediamo oggi è un dipinto che ha avuto una grande sofferenza che è stata fondamentalmente, a nostro parere, imputabile a quel fortunale del Settecento. Dico questo perché nel momento in cui si guarda la superficie di un dipinto, si guarda l'epidermide, come guardare la pelle di una persona, ci sono le tracce di quelle che sono state le problematiche, le sofferenze di un dipinto. E allora è lì che il restauro intelligente va ad agire. Prima del restauro che è stato realizzato quest'ultimo anno, i precedenti erano i restauri documentati che siamo riusciti a rintracciare dalle fonti d'archivio. In particolare il restauro a opera di Razzetti, che era un pittore restauratore, come era consuetudine nell'Ottocento e che è databile poco dopo la metà dell'Ottocento, è un restauro che evidentemente deve aver agito come si lavorava nell'Ottocento, anche lavorando talvolta di fantasia, e questo è un problema che naturalmente il restauratore contemporaneo deve affrontare, perché il restauro attuale è un restauro invece scientifico e filologico. Un altro restauro è del 1932, e l'operatore è stato Raffaldini, che è stato oltre un artista, essere stato un artista mantovano, era anche uno dei grandi restauratori dell'epoca, e siamo esattamente negli anni in cui c'è il restauro dell'abside, quindi insieme al restauro completo di quella che è la muratura, l'apparato decorativo che, come ha detto Paolo, è stato smantellato a tutti gli effetti, e il coro che è stato invece ripristinato, ecco, in quegli anni ci si occupa anche del recupero della tela, quindi Raffaldini appunto si occupa di questo. E poi arriviamo al 1968, quando Coffani, che è un altro restauratore che è molto noto nell'ambiente mantovano, forse altro che sono gli anni 1968, sono gli anni in cui lo stesso si sta occupando dei restauri, ad esempio del ritrovamento del ciclo cavalleresco di Pisanello. Questo per dare un inquadramento su quella che è la storicizzazione dei restauri. Ma arriviamo a noi. A oggi, quindi, questa opportunità, che in realtà era stata già maturata nel 2007, e tant'è che le autorizzazioni a procedere erano già di quella data, si sono potute concretizzare solamente in quest'ultimo anno le operazioni di recupero, che si devono a una grande maestria e conoscenza della materia che ha nel suo protagonista tre figure femminili, che sono Emanuela Scaravelli, Monica Marino e anche in collaborazione Grazia Bernardelli. Quindi questo staff femminile ci ha praticamente restituito, non possiamo dire al primitivo splendore, ma io dico, e poi lo vedrete veramente tra pochi minuti, sicuramente allo splendore. Il lavoro di queste tre restauratrici è stato immane perché davanti al dipinto che verrà tra poco svelato, benedetto, voi troverete l'immagine del prima del restauro, e sarà sconvolgente il confronto, perché il dipinto si presentava con una superficie, posso dire un termine, scusate, triviale, mitragliato, perché le cadute di colore davano proprio quella sensazione come di schegge impazzite che devono aver colpito la superficie, quindi è verosimile quello che si legge nelle cronache, cioè questa vetrata è letteralmente esplosa. E nell'esplodere probabilmente questi micro frammenti di vetro si sono andati a conficcare nella tela, ecco perché la tela è come se fosse stata proprio oggetto di una esplosione di vetri. Ma il
restauro non ha paura di queste situazioni, tant'è che tra l'altro Manuela Scaravelli si è occupata nel suo passato proprio di restauratrice dei dipinti che sono esplosi, che sono stati danneggiati dall'esplosione dei Georgofili, la bomba tragica che ha colpito Firenze, gli Uffizi negli anni, primi anni 90, quindi insomma diciamo che di esplosioni se ne intende non poco. La situazione quindi della superficie pittorica è estremamente ammalorata, a questo dobbiamo aggiungere ritocchi storici che dagli anni da 68 oggi, quindi insomma dobbiamo calcolare una degenerazione del colore da ritocco che è abbastanza consueta, quindi materiali che dovevano essere in qualche modo rimossi, e a quel punto il dipinto si presentava nella sua totale fragilità e molto, molto evidente. Non è stato semplice procedere all'operazione di restauro perché hanno portato ovviamente la rimozione della vernice, la rimozione dei vecchi restauri, e a quel punto, quando la superficie pittorica ha ripreso quello che è anche un discorso di armonia cromatica che si era persa, voi sapete che è come se noi avessimo avuto davanti, quando c'è una vernice ingiallita, è come se noi avessimo davanti un filtro giallo, giallastro, che ci toglie tutta la brillantezza del colore, quindi anche la saturazione del colore. È tolto questo velo di sporco e di residui, di polveri, che nel tempo si sono inglobate ovviamente sulla superficie verniciata, a quel punto la pellicola pittorica andava in qualche modo risarcita, quindi la tradizionale, nel senso attuale, si intende di restauro contemporaneo, stiamo parlando, prevede che ci sia una reintegrazione pittorica prima ad acquerello, poi con colori a vernice. Questo perché i principi guida del restauro contemporaneo sono la riconoscibilità dell'intervento e anche la possibilità di togliere quell'intervento, e il termine è reversibilità, cioè nessuno di noi nel restauro scientifico attuale può avere la presunzione di dire questo è l'ultimo restauro della storia, cioè noi dobbiamo sempre dare la possibilità che ci sarà dopo di noi di fare un intervento migliore, perché presupponiamo che ci sarà sempre un'evoluzione, insomma questa è un'idea anche bella dell'evoluzione della tecnologia. E a proposito della tecnologia e della ricerca, vi svelo una curiosità. A un certo punto c'è stato un grossissimo problema di risarcimento cromatico di quello che è il manto della Madonna, cioè la veste del manto della Madonna, che avevano veramente delle grossissime problematiche dal punto di vista della pellicola pittorica, e non si riusciva a trovare una modalità di ritocco pittorico adeguata. È stato lì che c'è stata una serie fortunata di incontri, per cui uno dei pigmenti più utilizzati in passato e sconosciuti al giorno d'oggi è un pigmento vegetale che si chiama indaco. È un pigmento che si può trovare in natura e che già in passato era conosciuto perché dava una caratteristica tonalità bluastra, si utilizzava per preparare le carte ma anche per disegnare e anche per dipingere. Quindi l'indaco è venuto in soccorso di quell'aspetto cromatico che non si riusciva a ricreare. L'indaco, che in questo caso arriva da una coltivazione biologica qui vicino, quindi dai campi di Rodigo, dove c'è proprio un'azienda che si sta occupando a livello internazionale di produrre questo pigmento che nella sua lavorazione è molto complesso, è un blu stupendo, vegetale, ripeto, e questa azienda che si chiama G2P ha fornito questo pigmento che è stato risolutivo per il ritocco. Quindi diciamo che la ricerca è qualcosa che va avanti sempre e molte volte ci si trova davanti a dei problemi che si possono affrontare in vario modo. In questo caso l'intelligenza delle restauratrici, posso usare il femminile perché sono tre fanciulle, delle restauratrici è stata proprio quella di creare qualcosa che andasse a risarcire un problema, e la risposta è stata, come spesso accade, guardare dietro di noi, quindi al passato, con l'intelligenza contemporanea. Adesso basta, non parliamo più, perché è il momento, io credo, di guardare e di godersi con gli occhi la bellezza di questa splendida assunta.
prima di invitarvi a salire in presbiterio e quindi avvicinarci all'opera d'arte che vedremo, approfitto di questo momento per ringraziare, è doveroso ringraziare, soprattutto quando si ricevono dei doni inaspettati che la provvidenza divina ci manda. Un ringraziamento anzitutto profondo a chi ha realizzato questo restauro. Sono già state citate le tre restauratrici, volevo solo ricordare che Emanuela Scanarelli, tra le altre cose, qualche anno fa aveva restaurato l'icona della Vergine Maria, quindi diciamo è un po' di casa. E poi voglio ringraziare veramente in modo sentito coloro che hanno reso possibile questo restauro, perché la spesa è significativa e il santuario non poteva permettersi in questo momento di affrontare una spesa del genere. Queste persone sono state molto generose e ci hanno permesso appunto di riportare, come diceva la dottoressa Antoni, allo splendore questa opera d'arte che idealmente consegniamo ai nostri mostri. Grazie tante a chi ha contribuito al finanziamento di questa opera d'arte. Vi prego di salire e facciamo la benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo riuniti nella gioia nel momento in cui viene esposta alla pubblica venerazione l'immagine di Santa Maria, venerata sotto il titolo di Assunta. Con animo devoto e filiale, partecipiamo insieme a questo sacro rito. Insieme recitiamo la preghiera del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Ti benediciamo e ti glorifichiamo, Dio trascendente ed eterno. Prima della creazione del mondo, hai costituito il Cristo principio e fine dell'universo e hai congiunto a Lui nel mirabile disegno del tuo amore la Beata Vergine Maria, genitrice e socia del tuo figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di Dio. È lei la donna nuova che ha risollevato le sorti dell'umanità, decaduta per la colpa della prima Eva, eletta figlia di Sion, e unendo la sua voce implorante ai geni dei patriarchi, ha raccolto nel cuore le attese dell'antico Israele, la serva povera e umile, da cui è sorto il sole di giustizia, il tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi servi, che ti presentano questa effigie della Beata Vergine Maria assunta in cielo, perché confortati dalla sua protezione, imprimiamo nel cuore l'immagine che contempliamo. Dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecita, un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione nel benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino, l'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo voluto mostrare in questo
datato agli anni 30 del Cinquecento, oggi conservato al Louvre, che come diceva Paolo è stato esposto nella mostra dedicata a Giulio Romano, la nostra vagante, che è stata allestita.